Benvenuti in Master and Servant, io sono Ol, stiamo giocando con il Marocco, Europa Universalis 4, Achievement Run Barbarossa, che in realtà sto portando molto male. Che sto perdendo, gente? No, questo va resta, quindi ho perso qualcuno, ma non questo. Ok, sto portando avanti molto male, devo essere sincero. Perché non ho fatto i miei compiti. In realtà avrei dovuto lavorare chiaramente sull'espansione, quello ci sta. Ma ho lavorato poco, in realtà. Heavy ship cost, diplomatic technology. No, va bene questo, diplomatic. Ok, controlliamo le province. Procediamo così. Mi serviva più denaro e la sto gestendo male da quel punto di vista, secondo me. Adesso ho fatto una mossa un po' commerciale per il trade. Questo dovrebbe migliorare un po' gli introiti. Vedremo. Vedremo una volta fuori dalla guerra che cosa succederà. Ci conviene tirare sulle tasse di guerra, che almeno un po' ci pariamo. Stiamo perdendo molto. Quindi è una guerra che secondo me ha senso chiudere nel breve periodo. Ok, Maesuna, questa è roba nostra. Loro arrivano adesso, dove vanno? Dove andate? Beh, cerchiamo lo scontro assolutamente. 21.000 contro 10.000, 2-1 dovremmo farcela, ci sono gli aragonesi lì. Inflazione, bello, sì. Ok. Produzione è cambiata. Qua come si è messi? 6.000 contro 6.000. Perché non me li unisce? Sono dei nemici. Sì, benissimo, qua dovremmo reggere. Ok, controlla la provincia. Direi di andare in guerra, in scontro diretto. E non perdere 2 contro 1. Ecco, bravissimo. Take a loan. Bravo, prenditi la loan. Qua c'è Aragona che sta prendendo i fortini. E a sto punto io cerco di fare una pace separata, sapete. Vediamo che cosa mi danno. Mi danno tutto, questo non me lo danno, ma non mi interessa in realtà. Potrebbe avere delle isole. Questo non me lo vuole dare. Però, no, non me lo vuole dare proprio. Perché sto facendo una pace separata. Questo, ai ai ai, questo mi interessa tantissimo. Questo, sì. Questo sì. Che questo mi interessa. Me lo darebbero. Questo mi interessa molto perché così sono già. Anche questo mi potrebbe interessare. Perché sono vicino a Pegu. Vediamo un po', dai, se riesco a fare qualcosa di brutto contro i miei alleati. Va di utile. Questo? Quasi quasi. No. Ok, direi che qua siamo a buon punto. Qua mi poteva servire qualcosa, ma non me lo darebbero mai. Perché sono colonie. Qui. Con questa pace separata io otterrei un sacco di denaro, non tantissimo, ma no, proprio niente denaro, ma otterrei tutti i territori qua che sono buoni, mi aumentano il trade power in quella zona. Questo territorio qui per andare a Imerina a conquistare tutto e queste due isole qua che mi permettono di spadroneggiare nel Brunei. E perderei 10 punti di fiducia con Killua che però ho già fatto partire, quindi andiamo avanti così. Pace. Killua si incazza tantissimo adesso, secondo me. Però, insomma, ne avevo bisogno. Ora andiamo qua. Questi 7.000 li riporto in terra patria. Qui cosa c'ho? 49.000. Vabbè, li teniamo uniti. Intanto abbiamo il possibilità di gestirli.
Qui richiudiamo. Questi 21.000 cosa sono? Sono navi commerciali. Ok, dai. Navi commerciali, anche tu mi devi fare protect trade. Dove guadagno tantissimo. 2,60, 5,90 costo d'avorio. Vediamo un po' se mi dà vantaggi. Protect trade anche tu. No, tu non sei un protect trade. Basta. Let's ship. Questo dovrebbe fare protect trade. Cosa mi dai? Questo 4. No, da costo d'avorio. Se io questo qua gli faccio fare protect. Vabbè, vediamo un po' come va. 4. Per l'overstation. Sì. Granada. Eccetera. Nel frattempo alzo l'autonomia di questi territori qui. Andiamo qua a vedere che cosa mi sono portato a casa. Questa. Ottima. Così ho Sunda, che non è alleata con nessuno. Brunei, che è in guerra. È alleato con Malaca, eccetera. Che qua. E sono soldi. E da questa, che è mia, io non credo di poter fare nient'altro che Malacca. Quindi io potevo fare lo stesso. E Pegu, no. Ho detto, nel suo stato c'è anche Pegu. Ne ho. Ok. Kilwa si incazzerà. Siamo ancora alleati. Alleanza onorata. Vuole le mie province. Adesso si incazza un filo. È ancora in guerra con Cuba. E noi siamo alleati con Kilwa e Tunisi. Tunisi, con i quali abbiamo 100 favori e... beh, massimo trust, questi non ci toccano. Ok, dai, andiamo avanti così. Territori in Lower Andalusia, sì. Assolutamente sì. Ora, siamo fuori dalla guerra, io spengo tutto il mantenimento, perché altrimenti muoio. Muoio tanto, anche se ho dei ribelli forti da qualche parte. 5.000, dove sono? Northern separatisti, lassù. Qui. Questi qui, facciamo così. Ah, non posso. Non posso neanche qui. E fra 7 anni, questi li riporto adesso, chi se ne frega. Questo lo potevo fare, facciamo territorio anche il Congo. Core non li posso pagare in questo momento. Marocco con un messicano è incazzoso. Noi abbiamo prestigio da spendere, forse. 20 di prestigio, meno 10. Sì. Ok. Questi sono sistemati. Agadir, Wangarei, Kebbi. Boh, prendiamo questa, tanto per prenderla. Abbiamo la possibilità di fare altri stati. Benissimo. Benin. Poi cosa c'è? Basta. Basta stati. Ok. Vediamo un po' ora con i militari spenti. Oddio, mica tanto. I forti spenti. Mandiamo via questo. Questo me lo tengo, forse. Guadagno 31. Dai, comincio a guadagnare un bel po' di più. Ok, Castiglia non è più un rivale per il Marocco. E lo so. Gotu, va bene. Chi è questo? Accesso da Kilwa? Sì, assolutamente sì. Vieni a fare la guerra. Possiamo fare dei core nuovi, che non credo di fare, tranne questi qua. E pochi rivali. Aragona, no. Francia, no. Gran Bretagna, no. Lunda potrebbe essere un rivale. Portogallo, quasi quasi. Direi Portogallo. Sì. Ok. Castiglia, che cazzo vuoi? Granada è messa così, va bene. Babà. Qua Castiglia sta perdendo tanto. Aragona ci odia. Antille.
stile sono francesi, non li tocco. Ok, dobbiamo ripagare un super due super debiti. Iniziamo da uno. Iniziamo da questo. Quasi quasi, mando via anche questo e spingiamo sul denaro. 55 al mese, buono, mi piace. Molto meglio di prima, eh. Adesso dovremmo cercarci un buonissimo alleato. Buono, buono, buono. Cioè, ne abbiamo già due. Un terzo ottimo alleato. Di quelli che è meglio non gestire, tipo Malacca, Norvegia, Krik, Cipawonga, Comanci, Kiowa, no? No? No, no, Pegu, Venezia. Venezia? Venezia è una merdina, forse. L'Industan sarebbe un'ottima cosa. Esatto, ci serve qualcuno di potente, tipo Malacca, per prendere quella zona là. Malacca, vediamo quanti ne ha. Malacca, 29.000 uomini. Potrebbe essere una buona alleanza con Malacca. Oppure vediamo Venezia, tanto per, che è in una zona interessante per quanto riguarda la difesa da... Però fa schifo. Andiamo su Malacca. Dove sei? Malacca. Zulu. Sulu. Sulu? Brunei anche. Vediamo un po' anche Brunei. Anche se Brunei probabilmente è il mio obiettivo. Brunei, 33.000 uomini. Oh, attenzione. Andiamo a vedere chi ci mangiamo. Brunei alleato con Malacca, immagino. Sulu. Che non so neanche dov'è. Khmer, quindi Malacca e Brunei sono alleati, fanno 50.000 uomini assieme, qui non è male. Pasai, Melita, Sunda. Mi alleerei quasi quasi con Malacca, perché è sulla terra, quindi mi fa sbarcare. Sì. Sì, sì. Andiamo di alleanza. Confermo. Bene. Con Eir, matrimonio reale, me ne frego. Chi è che ci ha annunciato come nuovo rivale? Che me lo sono perso, me li perdo sempre questi annunci del cazzo. Yes. Marocco, siamo a Cazzina, Aragona, Gran Bretagna e Francia. Benissimo. Ok, mi causa arrest. Davvero. Francia è incazzata, immagino. Qui sono tutti a posto. Castigliani, Almera, Granada, 11.000 uomini. Andiamoli. No, qua si muore. Stiamo qua. Poi sono navi, quindi vabbè. No leader. Ok, possiamo pagare questa? Non ancora. Qualche mese. Possiamo fare dei core. Li facciamo appena ci aumenta l'overextension, cioè ci riduce l'overextension, adesso ce ne frega. Il giusto, giusto, giusto. Bene. Commercio, vediamo un po' cosa si guadagna trade efficiency. Messico marocchino, 29 da Safi, Caraibi e Siviglia. Siviglia si guadagna poco, poco, poco. Per quale motivo? Perché abbiamo il 6%. E stiamo facendo colletti, immagino, a Siviglia. Se non erro. Abbiamo un free merchant. Allora, Costa d'Avorio mi spinge tu i Caraibi. Timbuktu mi spinge tu Safi. Safi facciamo collect. Caraibi facciamo collect. E magari spingendolo invece a Siviglia guadagniamo un po' di più. Questo spinge i Caraibi. Caraibi facciamo collect. Questo dove lo mettiamo? Dove te metto? Potrei metterti... Allora, Siviglia c'ho già qualcuno. Qui ho 73%. Qua non c'ho una ceppa. Timbuktu ci sei già. Costa d'Avorio ci sei già. Qua sono troppo distante. Qui cosa c'ho? Il 7%. Qui ho qualcosa. Potrei trasferire a... fare un bel transfer trade qui.
Vediamo un po' se mi dà qualcosa in più. Ok. 48 giorni, ok. Intanto abbiamo la possibilità di sbloccare questa idea esplorativa che mi dà Naval Force Limit tutta la vita. Assolutamente sì. In più mi sblocca questo che mi permette di fare Oversea in Colonial Region, quindi ottimo. Ottimissimo. Qua come siamo messi? Gotuk, Xenocitlocco, chi se ne frega. Però dovrei avere gli uomini da qualche parte. Sì, ho 18.000 uomini fermi qua. Chi è che mi si è ribellato? Qua. No, li rimandiamo su, li rimandiamo da qualche parte dove può sopravvivere, tipo qui. Bravissimo. Ok. Stavo guardando un po' il trade. Io con la Francia non voglio avere nulla a che fare. Comunque 9, quindi dovrei guadagnare un altro po' di più. Ok, gli ottomani adesso possono muoverci guerra. E mi odiano, veramente. Perché hanno una pessima opinione. Pessima opinione, davvero. Maledetti. Vabbè. Cioè, vabbè, fino a un certo punto facciamo questo. Ripaghiamo i debiti quando possiamo e poi siamo in pari. Ok? Ok. Allora, da Siviglia io sto facendo un collect veramente basso. Cosa che in realtà mi fa un po' schifo perché ho il 5% di controllo qua su. Quindi io ho le mie navette sparse in giro che adesso dovrei poter aggiustare un po' di più. Queste 10.000 tipo che ho creato. Esatto. E non stanno facendo un cazzo di niente. Devono andare tutte qui, che ne ha create 30.000 nello scorso episodio o 2 episodi fa. Ok, quando si arriva a 30, benissimo, questi li mando a fare Protect Trade e io li manderei a Siviglia. Che in questo momento è sotto il controllo dei pirati di Aragona, di Portogallo, cioè noi non ci siamo proprio. Quindi andiamo lì a fare un bel Protect Trade e vediamo che succede, di quanto Siviglia migliora. Se non migliora più di tanto, cambieremo idea. Militare sì. Ok, potrei fare guerra contro Gran Bretagna, eccetera. Io ho qualcuno incazzato. Questi. Marocchi in Messico. Vai, sono troppo grandi. Marocchi in Messico sono troppo grandi. Io non ho punti. Quindi aspetto un pochettino, poi abbasso il desiderio di ribellione. Qui, 4, comincio a fare un collect un po' più onesto. Qua, qui paghiamo il debito. Ok, perdo ducati oppure guadagno autonomia? Sì, assolutamente. E guadagno 42. Ok, voglio fare il core qua. Di là non me ne frega molto. No, non mi va bene questa cosa, cavolo. Ok, cosa abbiamo di superiore? Mortari. Che costano. Però lo dobbiamo fare. Yeah. Ok. Collect, Siviglia, 5.000, dai, meglio. Meglio. Ok, vediamo un po'. Ora che abbiamo un po' più di soldini, vediamo un po' quali sono i miei limiti. Allora, posso fare 170 navi. Lo faccio. Lo faccio subito. Costruzioni, che sono qui. 10 leggere, mi costano.
Non me lo dice? Maledetto. 10 leggere. Quanto mi costa? Bah. Ok, mi costava 2,28. Ecco, bello, bello saperlo. Ok, li mandiamo a Siviglia. O Timbuktu. Insomma, dove sto perdendo un po'. Qua sto facendo dei buoni affari. Messico. In giro mi sa che conviene spararli. 145 per avere il core su Granada. Cotoname, se lo tengo un loro, sono in tanti, si divertono loro. Allora, le Antille. Le Antille. Le Antille sono Covey e sono francesi. Non posso fare guerra alla Francia. Sarebbe un leggero... E poi abbiamo il consiglio di reggenza. Però sono legati alla Francia. Io non posso fare guerra alla Francia. Punto. Ti basti saperlo. Devo fare navi, solo navi adesso. Se ci penso a loro, va benissimo. Ok, lo so. Navi. In produzione, questi quanti sono? Lightship. No, sono Cog. Local Rest. Dove? Sevilla. No. Perdiamo Ducati. Qui abbiamo dei ribelli interessanti, però non troppo pesanti. Questa Sevilla fra 6 anni mi rompono il culo. Almeria, Granada fra 2 anni. Boh, vabbè. Allora, navette, barchette in costruzione. Vediamo un po', queste qua sono in 250 giorni, finiamo la costruzione di queste barche, le mandiamo a fare protect trade e vediamo un po' che succede. Intanto questo 51 si può ancora reggere. Lo faccio solo perché poi mi dimentico e poi al prossimo episodio rischiamo di non fare più niente. Portogallo ci ha dichiarato come rivali, mi sta bene. Ragona purtroppo è alleata ancora con il Portogallo, altrimenti sarebbe divertente. È alleata con tutti. Merda. I miei rivali sono tutti alleati e sono più nettamente più forti di me. Però potrei fare tutti questi trade protection e forse vincere la guerra. Per scrupolo. In attesa dei 145 dei giorni, vado a vedere la situazione navi con i rivali. Francia, vediamo. Tipo, Gran Bretagna sarà forte, ma la Francia, com'è messa? 31 heavy ship. No, è più forte di me assolutamente. Gran Bretagna, 50 heavy ship, troppe. Quindi queste non le devo toccare. Aragona sarà messa forte anche lei, molto forte. 10. Quindi sì, siamo sotto ormai, siamo a livello del... Siamo lì con l'Aragona. Abbiamo 106 navi leggere. Me ne servono 500 a fine della partita. 30 giorni per averne altre... 10. Ok, questo non mi interessa. Dai ragazzi, le navi sono pronte. Questo è pronto. Ok, poi le 10.000 navi. Le 10.000. Cari. 5.000, perché? Ne ho fatti solo 5.000? No? Ah sì, ho fatto quelle 5.000. 5 navi. Vabbè. Protect trade. Mi farebbe comodo. Ah, Siviglia. Safi no. Qua ci guadagno, qua ci guadagno, qua ci guadagno tantissimo. Questo d'avorio devo mandarli tanto. Costa d'avorio. Ok. 6,48 di profitto e continuiamo a mandarli lì come se non ci fosse un domani. Banalmente. I nobili castigliani si sono incazzati. Ah, Portogallo si è preso... Castiglia quindi è scomparsa. Ci sarà qualcosa lì su. Poco. C'è questo qui. E basta.
Ok, interessante. Buono sapere. Qui? Cosa c'è? Show Province? Con chi sono in guerra? Con Pima. Ok. Bene, bene. Direi che con questo controlliamo lo stato della nostra colonia, che non è ancora finita, non è ancora autosussistenza. Sunda, mi sa che è la prossima papabile. Sunda. La prossima che mi servirà per avere più spiagge. Banalmente. Mamma mia, 49.000 uomini. Grosso errore. Grosso, grosso errore, davvero. Ha una tregua con Pasai. Dovremmo andare contro Sunda tutti assieme, amici. Questo è in guerra contro gli ottomani. Davvero, contro gli ottomani. E alleata con Brunei e Trinidad. Se faccio guerra, boh, vediamo. Comunque non posso farla. Dai ragazzi, vi ringrazio. Ci vediamo al prossimo episodio. Andremo avanti con le conquiste, con il recupero dei crediti del denaro, perché altrimenti non si fa un cazzo. E denaro che devo spendere purtroppo come se non ci fosse un domani proprio per questo motivo qui. Quindi adesso lo spendiamo di nuovo. Ok, posso farne ancora? Sì. Queste 5.000. Project trade. Costa d'avorio. Sì, vai. Ok. Aspetta. Vai a casa in guerra. 50 navi, a casa in guerra. A casa in guerra. A casa in guerra. Questi qua sono heavy ship. Light ship. Questi 10.000 devono fare del lavoro. Eh sì. Qua. Poi questo. Heavy ship. No, 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 no. Ok. Perfettissimo. Benissimo, ragazzi. Grazie mille. Vi do appuntamento al prossimo episodio. Di questo run. Durante il quale cercheremo di fare quello che dobbiamo fare, cioè quello che l'obiettivo ci impone. E non sarà facile, ma il denaro sarà nostro amico. Ciao!